Buongiorno a tutti, sono il dottor Franco D'Urso, sono un pediatra, sono medico pediatra e lo dico innanzitutto perché devo parlare di cose mediche e quindi è giusto cominciare a mettere i puntini sulle i. Diciamo subito che non ce l'ha fatta più. Io da maggio l'ultimo che ho fatto, praticamente l'ultima volta che mi sono presentato a voi, è stato a maggio. Ho parlato di tante cose, insomma, dei vaccini, eccetera. Adesso vorrei parlarvi, questa è opinione mia personale, ma non personale perché me la sono sognata stanotte o perché l'ho inventata io, ma è soltanto perché naturalmente ho studiato per 45 anni medicina e francamente a me ha dato già fastidio la prima cosa che certi ragionieri che sono all'apice del controllo della sanità oppure alcuni che sono avvocatucoli del popolo che devono imporre per forza vaccini e altre cose adducendo scuse di pandemia eccetera eccetera, io vi dico subito sono in errori loro, voglio credere che sono in errori naturalmente perché non conoscono bene la materia, lo posso anche capirlo ma non credo che sia così. Ad ogni modo andiamo sui tamponi. Cosa sono i tamponi che adesso tutti vogliono fare il tampone, tutti devono andare, ci sono file interminabili scusate, di tamponi. Perché vogliono fare il tampone? Perché secondo loro positivo o negativo indica che effettivamente è un malato o no. Innanzitutto il positivo non è un malato, primo, deve avere dei sintomi ben precisi di ciò che noi stiamo dicendo, per esempio febbre alta, difficoltà respiratoria, quindi difficoltà respiratoria non dovuta a bronchite asmatica, attenzione, e naturalmente poi ci saranno altri esami che bisogna fare, e se tu non hai nessun sintomo, che vuol dire malato? Io non l'ho capito, io faccio il medico e ho visitato bambini che hanno dei problemi di tosse, catarro e altre cose, eccetera, ma in realtà non mi sembra il caso di portarli a fare il tampone, poverini, a fare qualcosa che è innaturale. Innanzitutto vi dico che il tampone, chi l'ha inventato, Kerry Mullis, chi l'ha inventato questo tipo, PCR, che si chiama PCR, Kerry Mullis, poverino, è morto l'anno scorso in estate, nel 2019. Ma lasciamo stare questo, lui stesso, io ho qualche cosa delle sue dichiarazioni in video, praticamente diceva che non si può fare diagnosi di questo, nessuna diagnosi di virus eccetera con questo tipo di tecnica perché è generica. Adesso vi spiego. Noi preleviamo il tampone per i principi di Cook, sarebbe lo scienziato che nel 1900 praticamente, Cook lo conoscete o perlomeno sentito dire, costui diceva che bisognava, per essere sicuro di quello che stiamo facendo, prelevare un esudato, un qualche cosa del malato e poi naturalmente coltivarlo, metterlo in questo caso in un brodo o qualsiasi eccetera e vedere se effettivamente si moltiplicava e quindi su quella base andavano. Io vi dico che già il virus in se stesso, questo che dicono loro, il Covid-19, non è mai, dico, mai stato isolato. Parlo del virus intero, significa capside, cioè tutta la corona completa e all'interno l'RNA, perché dovete sapere che è un RNA a differenza del DNA che ha doppia elica, questo è singolarmente singola elica. Hanno previsto che è singola elica, positiva, eccetera, eccetera, e allora con questo tipo di tecnica, prima lo devi trasformare in DNA, quindi l'RNA, che tu eventualmente potresti trovare nel liquido tonsillare, in qualsiasi cosa, lo devi trasformare in DNA. Ma dovete sapere che noi abbiamo miliardi di cellule che vanno in malora, nel senso che vengono ricambiate, eccetera, rigenerate, e anche dei virus. Abbiamo miliardi di virus e batteri. Cioè noi siamo attaccati singolarmente, sistematicamente dai virus e batteri. E io vi dico anche che noi abbiamo un sistema infallibile, o perlomeno infallibile forse una volta, perché adesso con tutti i problemi che abbiamo di modernizzazione,
di frequenze, poi parleremo anche delle frequenze dei 5G che vogliono per forza instaurare, vabbè, questo lasciamo stare per adesso, parliamo di altro. Continuiamo a parlare del tampone. Allora, tu prendi questo tampone, tonsillare, rinofaringio, eccetera, quello che vuoi. Lo immetti, intanto i tamponi sono un centinaio, non si sa chi li produce, perché qua arrivano tamponi, vabbè, non si sa. Quindi non è standardizzato, primo. Secondo, la standardizzazione non c'è nemmeno per quanto riguarda i liquidi, perché alcuni lo producono, altri li producono altri, altri ancora, eccetera. Ognuno produce quello che vuole. Questo è un'altra cosa. Oltre a questo, naturalmente, non c'è nessun controllo perché i tamponi vengono solo ed esclusivamente fatti e processati solo da laboratori autorizzati dall'ASP, che poi praticamente è il governo. Quindi loro possono fare tutto quello che vogliono. Non c'è una controparte, non c'è un altro laboratorio attrezzato che loro, di cui loro si fidano, eccetera. No, solo quelli statali. Ok, qual è il problema del tampone? Il tampone viene prelevato, viene messo in provetta dove c'è un liquido, questo liquido non sappiamo da dove proviene, e comunque in ogni caso viene mandato in laboratorio. Cosa succede a questo liquido? Una volta che è in laboratorio viene naturalmente centrifugato, il surnatante, che sarebbe la parte liquida, perché la parte solida va giù, con la centrifuga, la parte superiore, il surnatante, si chiama così, questo praticamente contiene miliardi di, tra RNA, virus, batteri, di tutto contiene. Bene, a questo punto che cosa succede? Tu dici, ma come fai a vedere, che fai con questo virus, dove è questo virus? Allora interviene naturalmente con l'RT, transfert, in reverse transfert, la trasformazione da RNA, singolo filamento, in singolo filamento, in cDNA, cioè in un DNA complementare si chiama, lo raddoppiano e fanno la doppia elica. In pratica questo è il river transfert, quindi in laboratorio. Subito dopo, con delle tecniche particolari di alzare la temperatura, eccetera, insomma, cioè un'apparecchiatura particolare che ti fa questo tipo di situazione. Andiamo avanti. PCR, praticamente è la polimerasi. La polimerasi cos'è? Non è, in pratica tu non conosci il virus, non l'hai mai isolato, quindi non lo conosci. Allora hanno presunto che è un coronavirus. Ok, un coronavirus. Ci sono dei primer che sono soltanto dei tipo stampi, degli stampi, dove si attaccano naturalmente attraverso una procedura di quel supermercato, si attaccano questi nucleotidi e loro costruiscono, e quindi viene costruito il laboratorio, in realtà sono cosiddetti esosomi, non è il virus, sono una sequenza nucleotidica e questo è quello che ti dà la asintomaticità, dopo ne parliamo. Continuiamo ancora con questo. In pratica che cosa succede? Questi nucleotidi si attaccano e tu non fai altro che avere davanti il cosiddetto DNA complementare. Questo praticamente è questo processo, lo fanno tante volte. Questo è un grafico, vediamo un po' se si vede meglio. Superato questo, il 23esimo ciclo, da quel momento in poi è negativo. Ma tu lo puoi fare come e quando vuoi, lo puoi moltiplicare 40 volte, quante volte vuoi, non ha importanza. Praticamente sono queste le situazioni che ti danno problemi, perché sono questi cicli che loro, a loro piacimento, possono aumentare o diminuire. Quindi positivo o negativo non significa assolutamente nulla, perché la sequenza nucleotidica l'abbiamo costruita in laboratorio, l'abbiamo confrontata, per noi è un Covid. In realtà non è proprio in questo modo, perché questo ti dimostra se effettivamente che è un esosoma. Se tu prendi questo liquido e lo coltivi non si fa come la terra, ma naturalmente in cellule adatte, praticamente dovrebbe sviluppare questo virus, moltiplicarsi e quindi aumentare di moltiplicazione, ma in realtà è stato fatto tante volte, ma
A tutt'oggi nessuno, dico nessuno, ha moltiplicato questo virus in laboratorio. Quindi loro scoprono gli esosomi, io ho una sequenza, per me io ho isolato il virus, un altro ha isolato l'altro virus, 70.000 in tutto il mondo hanno isolato il virus, che non è virus, ma sono una sequenza nucleotidica, è diversa la cosa. Ma loro non te lo dicono, perché naturalmente non te lo possono dire, non ti possono aprire gli occhi. Queste signore vogliono prendere in giro, certamente gli altri, non me, e nemmeno altri come me. Ci sono medici che non parlano, perché sono sotto silenzio, perché non possono parlare. Adesso tutto devono sviluppare i Covid dappertutto, ci sono già preparati tutta una sequela di situazioni del Covid-19, nella mia città già hanno istituito, cambiato l'indirizzo con Covid-19. Tutti quelli che hanno il Covid-19, nel senso che anche ricoverati asintomatici, e questo è molto grave, perché un asintomatico, adesso ne parliamo dell'asintomatico, cosa significa, ecco, questi vengono pagati circa 1.200 euro al giorno negli ospedali. Certo, naturalmente non è un privato che sta incassando soldi, è sempre il pubblico, ma il pubblico è sempre lo stesso, perché poi ci sono i premi di produzione, come se il Covid, producendo Covid, tu c'hai il premio di produzione come in un'azienda. L'azienda produce, si ingrandisce, produce e tu avrai naturalmente nell'azienda privata un equivalente, non so, un premio, eccetera. La stessa cosa sta succedendo con i medici e gli infermieri e tutto il resto, il personale ospedaliero. Ed è grave. Io toglierei questo e vediamo un po' se effettivamente i medici e gli infermieri sono convinti di poter continuare con il Covid-19, non avendo più nessun introito e nessun premio previsto. Questo è molto importante. Stanno ricoverando gli asintomatici, cioè chi è positivo e non ha nessun segno, perché entro i 5 giorni, 3, 4, 5, 10 giorni, via, diciamo anche 10 giorni, te li do, allunghiamo il brodo, 10 giorni, non hanno nessun sintomo, quindi nessuna, né febbre, né tosse, né respirazione difficoltosa, né dolore di stomaco, comunque in ogni caso diarrea, altri problemi intestinali, non ha nulla, è asintomatico, cioè non ha sintomi e viene ricoverato, perché lui ha paura, gli avete inculcato la paura, che lui è il positivo, quindi positivo è malato, e lui pensa di essere veramente malato. Attenzione, la psiche è estremamente importante in questo, perché chi ha paura si ammala prima di tutti gli altri. Ricordatelo questo è molto importante, io l'ho sempre detto, per 45 anni ho istruito le mamme a non avere paura delle cosiddette malattie banali, eccetera. Questo è molto importante, questo è il compito di un medico serio, e non di colui che prescrive, quello non è un bravo medico, attenzione, il bravo medico è colui il quale ti spiega le cose, ti dice qual è il problema, da dove deriva ed elimina il problema, quello è. Quindi l'asintomatico, senza sintomi, non è un malato e non è infettivo, garantito. Quando volete fare una prova, mi mandate 10 positivi, io vado a cena tranquillamente, anche senza mascherina. Volete la mascherina? Mettiamo la mascherina, senza mascherina. E vediamo che cosa succede. È grave la cosa, è seria, perché ci stanno mettendo tutti uno contro l'altro. Io non so dove andremo a finire, speriamo bene, perché questi cosiddetti tamponi farlocchi, ripeto, farlocchi significa sono fasulli, questo te lo stanno portando come una cosa eccezionalmente seria, in realtà non è per niente seria. Grazie.